Ancora una volta pigliato protagonista nella vittoria di Franco Scarioni, questa volta in trasferta sul campo di un OSG 2001 sempre più in difficoltà. Rinviate tre gare causa pioggia, sono dunque quattro le altre gare giocate in questa giornata. Iniziamo dalla vittoria per 3-2 del PC Gibraltar sull'Hydrostar. Avanti 2-0 le padrone di casa nel primo tempo, nel secondo tempo dopo la doppietta di Dandolfo, l'Hydrostar ha la possibilità di pareggiare la gara nei minuti finali con un rigore che però viene parato. Impresa per Brest e sconfitta per Hydrostar che non arriva dall'11 gennaio. Penati e Quitadamo riportano una vittoria che mancava quasi da due mesi, Polissenago. A cadere è San Rocco Serenia, la seconda sconfitta consecutiva. Altra partita equilibrata e decisa nei minuti finali è quella fra Settimo Calcio e Vaprio Calcio. Passa subito in vantaggio la squadra di casa, ma Piva e Buratti ribaltano la situazione. A tre minuti dalla fine però Settimo non solo riesce a pareggiare, ma completa la rimonta con Lancini che regala tre punti preziosi. Infine, senza reti, la sfida fra Carugate e La Traccia. Partita con poche occasioni e molto fisica, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra. Passando alla classifica migliore marcatrice, ancora prima Naimor. Inseguono De Carli, Piazzolla, Bigliato e Piva a poca distanza. Nella classifica migliore giocatrici sempre De Carli e Raia prime. Seguono due giocatrici del Franco Scarioni, la solita Bigliato e Barelli, e Jacobucci del San Rocco Serenio. Infine la classifica che vede La Traccia prima a 49 punti, guadagna da Hydrostar seconda che si vede agganciare da Franco Scarioni. Terza ma potenzialmente prima pari merito con La Traccia, Cinisellese a 43 con due partite da recuperare. In fondo situazioni davvero complicate per Cesano Boscone, Monexina Sport, SG 2001.